Allora, due cose che volevo dire. Intanto, la dominazione è un concetto fortemente interiorizzato all'interno della nostra società. Quindi, dinamiche di potere, individualizzazione, omogeneizzazione, così via, sono tutti fenomeni che sono totalmente egemoni all'interno della nostra società. Sono la norma e sono interiorizzati da noi cittadini, da noi persone. E questo fa anche il gioco, tra virgolette, del sistema, cioè il capitalismo, che è stata la forma più efficace, è riuscito a portare, trasformare, tradurre il comportamento della fabbrica, della spersonalizzazione, individualismo più sfrenato del lavoro, in comportamenti poi sociali. Quindi sicuramente lì c'è un collegamento, c'è anche un grosso inghippo. Se vogliamo andare a rompere queste forme interiorizzate, dobbiamo avere una fantasia, un'immaginazione per pensare delle forme differenti, che una società diversa è possibile. E quindi lì rientra anche l'aspetto educativo. Piccola digressione, non penso che attualmente la forma dell'assemblea che parta dal basso sia liberatoria. Se noi facciamo, organizziamo delle assemblee attuali di quartiere, penso che la prima scelta che venga fatta sia di alzare dei muri, perché i principi e i valori che vengono trasmessi sono quelli del capitalismo di cui vi ho appena accennato. Quindi anche l'aspetto educativo è fondamentale, cioè ripensare relazioni diverse, mondi diversi, rapportarsi in maniera diversa e così via. La seconda cosa che volevo dire è una discussione che ricorre, cioè qual è il soggetto rivoluzionario oggi, o se non vogliamo soggetto rivoluzionario, il soggetto di cambiamento. Cioè, va Rivoluzionario. bene, anche a me piace rivoluzionario, però anche di cambiamento. Cioè, una volta il soggetto era il proletariato, cioè si sapeva, era quello. E si sapeva chi stava da una parte, chi stava dall'altra. Adesso che è molto più confuso, o forse anche il capitalismo è riuscito in qualche maniera a mescolare un po' le acque, a creare delle false narrative, metterci uno, i lavoratori di un settore contro un altro settore, a svuotare il ruolo del sindacato e così via, in maniera molto efficace. Però attualmente non esiste un soggetto rivoluzionario o di cambiamento, è difficile individuarlo. Non ho la risposta, ok? Lo dico subito. Però è importante porci questa domanda. In Chiapas, i zapatisti, e in Kurdistan, il movimento di liberazione curdo, sono stati aiutati dall'identità etnica, quindi che sono dei contadini o indigeni o curdi, nel bene e nel male, perché sono una minoranza massacrata nel corso dei secoli, ma contemporaneamente hanno creato anche un'identità rivoluzionaria. Perché si sono concentrati su ciò che li accomuna anziché su ciò Sì, che. certo, e contemporaneamente però un'identità rivoluzionaria aperta, aperta all'universalità, aperta al multiculturalismo. Basta leggere il preambolo del contratto sociale, che è stato anche revisionato qualche mese fa, della Confederazione del Nord-Est della Siria, che raggruppa insomma quell'area che noi chiamiamo del Rojava, liberata dalle truppe principalmente curde, ma non solo. Nel preambolo si dice chiaramente che il territorio è abitato dalle popolazioni curde, ma anche turcomanne, azere, di varie religioni, musulmani sunniti, sciiti, atei. Quindi anche se sono dei progetti politici con una forte identità etnica, sono riusciti anche a utilizzare dei principi, magari anche arrivati dalla rivoluzione francese, di universalismo, cioè di apertura. Pensiamo anche agli zapatisti quando chiedono di fare la rivoluzione a livello dell'intero universo, dell'intera galassia. Quindi loro sicuramente sono stati facilitati da questa appartenenza etnica, ma non si sono chiusi, non hanno utilizzato un linguaggio autoritario, autoreferenziale, ma si sono aperti. Da noi, ad esempio, il linguaggio identitario è stato fatto dalle forze di destra più becere. Io vengo dal Friuli e il discorso identitario friulano è stato totalmente preso e fatto proprio dalla Lega più verde e più brutta che ci possa essere. Ma noi, come popolo oppresso, abbiamo una nostra identità, una nostra lingua che è stata negata. È un soggetto identitario che può essere rivoluzionario? Dubito. Quello
quale può essere nel 2024 in Italia, a Udine o a Torino o a Milano o a Roma, non lo so. Hai sottolineato questa cosa, secondo me, molto molto importante, cioè che se assumiamo l'identità come principio, diciamo principio di organizzazione, principio di creazione di un soggetto, può dare risultati antitetici. Assumendo l'identità come principio di creazione di un soggetto, può arrivare a forme, come hai detto tu, di apertura, anche di accoglienza, di riconoscimento dell'altro, può arrivare a forme di chiusura, anche di oppressione proprio dell'altro e di rifiuto. La mia domanda è questa: se noi stiamo dicendo quindi che però il principio sulla base del quale organizziamo un soggetto è l'identità, e vediamo che l'identità può prendere queste, almeno queste due strade antitetiche e forse molte altre in mezzo, come possiamo decidere questo ci va bene, cioè questa dimensione qua ci va bene e quest'altra no, nel momento in cui sono entrambe realtà costruite sulla base dell'identità? Quanto tempo ho? Questo va a toccare un punto molto interessante che è molto ampio e che l'ecologia sociale non analizza per questa domanda specifica, ma può aiutare molto. Se noi andiamo a vedere la natura, andiamo a vedere quella cosa, gli animali, il verde là fuori, vediamo che non c'è soltanto la legge del più forte, stile Darwin, ma ci sono tanti altri modi di sopravvivere. Parassitismo, cooperazione anche, predazione e così via. Ce ne sono tante. Quindi in natura non c'è soltanto il concetto di legge del più forte, ma ci sono tanti altri principi che coesistono e che danno il via all'evoluzione biologica che nel corso dei millenni la natura è andata sempre verso sistemi più ricchi, più diversi, per cercare una stabilità e modificando anche i comportamenti delle specie esistenti. Se noi prendiamo questo come esempio, possiamo dire che il genere umano non è stato programmato per dominare gli altri, ma è una delle tante possibilità. Cioè il concetto anche di mutuo appoggio, di solidarietà, di coesistenza nella diversità, principi orizzontali e così via, sono delle possibilità che sono inerenti alla natura e anche a noi stessi. Quindi sta a noi la scelta se andare verso un sistema che sia dove c'è l'oppressione verso il prossimo, piuttosto che la cooperazione. E qui non sto parlando di determinismo, cioè non è che la nostra evoluzione sarà verso la libertà, no, è una scelta che noi dobbiamo fare. E questo risponde anche a che tipi di principi dobbiamo avere in una società futura e quali principi vogliamo avere per raggiungere una società utopica. Cioè, che etica in ecologia sociale si chiama naturalismo dialettico e ad esempio noi possiamo scegliere se un principio ci aiuta perché aiuta ad essere più democratico, cioè ad avere una decisione con più persone. Se è un principio che aumenta la diversità e così via, sono dei principi che da un punto di vista etico possono esserci utili. Parlo dell'esperienza dei curdi, che conosco anche da vicino per essere stato là. Ci possono essere dei curdi super nazionalisti, ci sono dei curdi che magari a causa del loro nazionalismo addirittura collaborano con i turchi, che sono i loro oppressori o gli oppressori dei loro cugini, o ci sono dei curdi che sono profondamente libertari. Quindi l'identità è la storia di un popolo, la lingua, la cultura, gli usi, la cucina, cioè esistono, è un dato. Poi come vogliono svilupparla in futuro? Beh, quello è un punto di domanda aperto. Cioè il movimento di liberazione curdo attuale è molto diverso rispetto ai clan che magari chiedevano una maggiore autonomia dall'impero ottomano, dove la struttura era molto più patriarcale. Quindi anche qualsiasi struttura sociale, anche etnica, si può emancipare. Lo stesso è successo anche in Chiapas, con i zapatisti. La coscienza ecologica non era molto sviluppata, lo stesso anche con i curdi, anche la relazione con la natura. Oppure il ruolo della donna era sempre
messa in seconda fila. Oh, Ozzalane è tutto... Sì, con Ozzalane, ma lo stesso anche in Ciapa, la stessa cosa. Cioè, venendo esposte anche ad altre teorie emancipatorie e magari universaliste. Marxismo, anarchismo, è molto più generale. Allora, queste teorie, questi principi di libertà, uguaglianza, fratellanza, possono andare anche a modificare delle strutture patriarcali profondamente legate a identità etniche. Ma non vuol dire che sono meno curdi rispetto a prima. Cioè la lingua viene mantenuta, la cucina lo stesso, o l'esistenza di un intero gruppo viene mantenuto, ma si evolve. Quindi quali sono i principi o che cosa viene escluso? Vado a escludere qualsiasi cosa che va a opprimere gli altri. Qui il principio superiore è quello dell'identità. Sì, ritengo che ci siano dei concetti universali. Controverso, va bene, però ritengo sì, che ci siano dei valori a livello planetario che possono essere universali.